Tutta questa estate è stata un'estate di fermento sul presidente Musumeci che si ricandida, chi sì, chi no, poi sì, poi no, poi sì, poi no. Insomma, Musumeci si ricandida, questo è abbastanza chiaro. Alla fine siamo riusciti a venire alla quadratura del cerchio, o ci riusciremo a quadrare questo cerchio con tutte le alleanze? Ma Mi io perdoni, presidente, accenno tanto una cosa. Oggi hanno presentato anche questa alleanza fra Forza Italia e Italia Viva, che sembrava, anche a lei era sembrata fosse una cosa poco realizzabile. Direttore, io ho grande rispetto per tutti quelli che avvertite il fermento. Sarà perché i formaggi fermentati non mi piacciono, ma io tutto questo fermento non l'ho visto e non credo che sia assolutamente giustificato. Il mio fermento è legato all'apertura dei cantieri, alla spesa europea, ad evitare che un solo centesimo dei fondi comunitari possa tornare a Bruxelles. Il mio fermento è legato alla necessità di restituire alla fine di questa legislatura una Sicilia migliore rispetto a quella che ho trovata. Dopodiché, se il fermento è il dibattito all'interno della coalizione o fra le forze politiche, beh, viva Dio, guai se non ci fosse questo minimo di dialettica, di contrapposizione a volte, e credo che abbiate notato come il Presidente della Regione sia stato assolutamente defilato. Il Presidente della Regione non scende nell'arena che appartiene ai partiti, il Presidente della Regione fa il Presidente di una Regione che ha bisogno di un Presidente che appaia un po' più sobrio rispetto ad esperienze Però una passate. rispostina quando c'è stata quella intervista di Salvini che sembrava lanciare altre candidature l'ha data, Presidente, un po' si No, è no, no, amareggiato. ho solo detto che mi sembrava esagerato chiedere contemporaneamente Regione, Comune di Palermo e Comune di Catania e che chi sta al governo deve stare al governo per lavorare a fianco al Presidente della Regione. In questo momento il Presidente della Regione si chiama Nello Musumeci. E quindi bisogna, piacente o non piacente, bisogna stare al governo fino all'ultimo giorno. Poi verrà il momento in cui i partiti discuteranno sulla opportunità di ricandidare o meno il presidente uscente. Naturalmente il presidente è uscente perché è al primo mandato e se non ci fosse stata la pandemia avrei salutato tutti, perché avrei realizzato il mio programma. La pandemia mi ha impedito purtroppo di farlo e quindi io saluto con un arrivederci perché parteciperò alla prossima campagna elettorale.